Sui mercati finanziari è già tutto scritto. Il picco dei tassi di interesse ci sarà a settembre del 2023 e dopo i brillanti dati sull'inflazione al ribasso dell'ultima settimana, questo picco sarà al 4,75. È tutto scritto, è tutto fatto. Saverio, a questo punto bisogna solo andare long di euro-dollaro? Questa è la domanda che si fanno molti operatori. Che ovviamente tanto buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti. Beh, la sensazione è che da un punto di vista tecnico il mercato si è aggirato, soprattutto dopo la rottura di quel famoso livello rotto il 5 luglio di quest'anno, che rappresentava tra l'altro il minimo degli ultimi 4-5 anni, dal 2017 con l'1,0360, che il mercato ha violentemente superato, si è appoggiato qui adesso in area 1,390-1,4 dopo aver fatto 1,470 e secondo me può solo fare dei grandi ritracciamenti, ma la sensazione è che il mercato sia girato. È chiaro che se lo analizziamo dal punto di vista macro, questa situazione non è che sia definitivamente a favore di euro, perché i dati europei mostrano, evidenziano comunque una recessione che se non è in atto poco ci manca, e l'unica cosa è, diciamo, la divaricazione dei tassi con gli Stati Uniti, che era ai massimi, e con le ultime rilevazioni dei dati americani soprattutto sull'inflazione, ma anche altri aggregati macro, stanno ad indicare che la Fed probabilmente ha finito o comunque manca poco al pivot dei tassi. Questo, come hai detto tu, può essere al 4,75, io magari penso il 5. In ogni caso non siamo lontani dalla fine del rialzo del costo del denaro, e hanno rialzato il costo del denaro, ed è qui la novità, secondo me, per abbassarlo successivamente, perché entreranno anche loro in recessione. Quindi sarà un movimento più che di forza di euro, dettato da una debolezza di dollaro necessaria, resasi necessaria dopo 4 rialzi consecutivi da 75 punti base e molteplici rialzi in generale, che hanno portato i tassi dallo 0,50 al 4% in questo momento, al 5% probabilmente entro fine marzo 2023. Quindi mi aspetto un euro dollaro che sui retest, magari anche a 1,01 e 0,2, che dovesse eventualmente fare, quelle sarebbero occasioni per comprare con dei target a 1,8 e 1,10 per il momento. Ecco, Saverio, questo, diciamo così, è l'aspettativa sull'euro-dollaro. La BCE oggi è mostrata però molto più cauta. C'è una dichiarazione di Visco che dice che dobbiamo essere cauti nell'aumento dei tassi di interesse. Se questo dovesse accadere, cioè adesso ci aspettiamo una BCE che potrebbe essere un po' più aggressiva rispetto a quello che fa la Federal Reserve. Secondo te, ecco, non è che c'è altrettanta cautela da parte della BCE? Allora, io credo che la BCE, qualsiasi cosa faccia, e sarà un rialzo probabilmente tra 50 e 75 basis point, è stato dichiarato decisamente da quasi tutti i rappresentanti del board, non sarà rilevante e cruciale, perché in questo momento quello a cui si guarda è la decisione della Fed di porre un tetto ai tassi. E questa sarà la ragione principale della risalita dell'euro, che magari non sarà voluta, per cui cercheranno di fermarlo verso 1,8-1,10. E sostanzialmente non vogliono che vada più sotto certi livelli, questo è chiaro. Però la BCE, qualsiasi cosa, ripeto, andrà a decidere, sarà per un rialzo ancora di 50-75 basis point al massimo, forse l'uno, porterà i tassi quindi in area, direi verso il 2,5%, con un differenziale di tasso intorno al 2-2,5%, che non è sufficiente a mio modo di vedere per garantire un carry trading vincente stando short euro dollaro. Quindi ci saranno dei movimenti naturalmente sell on rally sull'euro dollaro, ma con delle impennate, perché comunque i dati americani secondo me prima o poi mostreranno la necessità addirittura di un ribasso dei tassi da parte della Fed da marzo in poi. Allora, intanto abbiamo visto, ricordiamo che fino a qualche settimana fa, prima del dato di inflazione, il pivot era al 5%, addirittura c'è chi scommetteva sul rialzo dei tassi americani fino al 6%. Poi è arrivato il dato sull'inflazione e il pivot, da un lato si è abbassato al 4,75%, è rimasto a settembre 2023 in ordine temporale e dall'altra parte però l'indice di convinzione è aumentato, diciamo così, si è mosso, diciamo così, più o meno in linea. Quindi però il pivot si è abbassato verticalmente, come si dice in gergo tecnico, il pivot dei tassi, cioè il picco, dove sarà il picco dei tassi di interesse. Tuttavia, nei giorni successivi,
Abbiamo visto le vendite di Walmart, che è una catena di grande distribuzione americana, che di fatto sono aumentate. Avevamo già visto le vendite al dettaglio, paese più da vicino, che ci toccano da vicino. Oggi sono uscite le vendite al dettaglio, sono uscite appunto le vendite al dettaglio americane, molto forti. Insomma, si vede, Saverio, un consumatore che ha i prezzi. I prezzi sono aumentati, e però questo consumatore continua a consumare. Non è che c'è troppo entusiasmo relativamente a una riduzione inflazione, cioè alla fine questo consumatore, diciamo così, gli aumentano i prezzi e continua a comprare. Tra l'altro, io spero che tu frequenti, oltre le sale operative, non fare come i politici che frequentano sui palazzi, devi frequentare anche i bar, per capire, i bar, le metropolitane. Molto si rimprovera generalmente i politici, ma secondo me questo discorso va girato anche agli operatori finanziari, cioè di non frequentare i bar, di non frequentare le chiese, le parrocchie, dove c'è una lamentela continua. Lamentela, però queste vendite non scendono, sapete. Quindi la domanda è duplice, quindi le ripeto, da un lato qua abbiamo un consumatore analasi, quindi tecnicamente l'inflazione potrebbe avere una grande difficoltà a scendere, anzi a sto punto i venditori e i commercianti sbagliano a ridurre i prezzi, nel senso che il consumatore continua sempre a comprare. La seconda, come ti spieghi tutta questa lamentela che c'è in giro e poi invece le vendite continuano? Ma allora, intanto è un'inflazione esogena, è un'inflazione da offerta e la domanda non cala. Questa è la ragione principale per cui l'inflazione rimane alta, anche se di fatto l'inflazione core comunque è scesa, perché l'inflazione esclusione alimentare e energie, qualcosa è scesa, quello che rimangono alti sono appunto l'alimentare e l'energia, perché il mondo non ne può fare a meno, perché i cittadini non possono fare a meno di, non possono evitare di comprare il cibo e non possono evitare di consumare energia, perché gli serve per andare a lavorare, gli serve per alle aziende per produrre. Quindi la sostanza è che ci vuole molto tempo prima che la domanda e l'offerta si vadano a incontrare su livelli più bassi. È la ragione per la quale le banche centrali hanno alzato i tassi, perché hanno bisogno in questo momento di una recessione, di un rallentamento economico. Ecco perché bad news is good news in questo periodo. È evidente che ci sarà, e questa è una prima fase però, perché in una seconda fase, ricordiamo anche che con la pandemia i governi hanno elargito soldi e fondi a cittadini e imprese, per cui c'era stato un eccesso di risparmio durante il periodo della pandemia. E questo risparmio, secondo me, viene speso ora in una fase in cui è necessario farlo, nonostante l'aumento dei prezzi, ma arriveremo a un punto in cui sarà insostenibile e il calo della domanda sarà drastico e brusco, questa è la mia impressione, e ci troveremo di fronte improvvisamente a una recessione magari importante a cui le banche faranno fronte solamente avendo la possibilità di abbassare nuovamente il costo del denaro. E per questa ragione, secondo me, che la Fed ha alzato così tanto. Non è che volesse alzare per qualche ragione particolare, sa benissimo che alzare i tassi adesso non va a ridurre l'inflazione, che è un'inflazione esogena. Per abbassare l'inflazione oggi bisogna far calare la domanda, e la domanda ci vuole sempre un po' di tempo prima che ciò avvenga. Perché? Perché erano state elargiti una molteplicità di denari in precedenza durante il periodo della pandemia, che aveva creato un eccesso di risparmio. Ricorderà anche i dati sul risparmio un po' ovunque, soprattutto in Italia, il risparmio nei 2 anni della pandemia è aumentato in maniera molto significativa. Ecco, da un lato è questo, diciamo così, abbiamo detto una riduzione un'offerta che non diciamo così, un prezzi che è un consumatore che continua a consumare. Dall'altro, l'evoluzione storica delle serie storiche dell'inflazione dimostrano che da questi livelli l'inflazione nel giro di 2-3 anni torna al 6, al sopra il 4, non sotto il 3 come sta stimando il mercato. Anche questo, secondo te, c'è una spiegazione più specifica? Ci dobbiamo affidare a quello che ci dice il mercato o sta sbagliando il mercato? Ma finché i prezzi del petrolio, finché i prezzi delle materie prime rimangono sui livelli attuali e non scendono, non torna per esempio il petrolio in area 60, credo che la componente energetica sarà quella che detterà i ritmi all'inflazione. E da questo punto di vista, quindi, mi aspetto magari un calo intorno al 4%, ma non al 2,5-3. Per tornare al 2,5-3 bisognerebbe tornare molto probabilmente in recessione
in hard landing con le borse che dovrebbero dare e avere un impulso ribassista ben più importante di quello che hanno avuto, e allora a quel punto io sono convinto del fatto che avremmo una recessione piuttosto dura, e questo potrebbe alimentare una spirale negativa sui prezzi delle materie prime. Ma fin tanto che non succederà questo, la vedo dura. Poi dopodiché vedremo quello che succederà. Io continuo a pensare che è inutile fare previsioni a 2-3 anni, perché tanto il mercato si evolve così in fretta, anche da un punto di vista, voglio dire, di reazioni a quello che avviene a livello geopolitico, per cui è molto difficile fare previsioni. Non so, ricordo forse, guardando il passato, la crisi degli anni 70, per far scendere l'inflazione ci vollero 4-5 anni, se non erro. E quindi potrebbe anche essere questo il caso, se andiamo a ripercorrere la storia indietro. Poi, dopodiché vedremo quello che accadrà. Io in questo momento non ho la percezione di quello che potrà essere tra un anno e mezzo l'inflazione, 2 anni di inflazione. Se smetterà la guerra, se finirà la guerra, verranno abolite le sanzioni alla Russia, in qualche modo si tornerà a vivere normalmente, secondo me l'eccesso di offerta della materia prima rispetto alla domanda sarà importante. Allora vedremo un calo di prezzi di materie prime significativo. Va bene, senti, ieri l'episodio dei missili polacchi, il mercato ha snobbato completamente l'evento, che vuol dire un mercato fortissimo. Allora, che il mercato sia maturo da questo punto di vista è un dato di fatto, poi qualcuno magari lo scambia per manipolazione, però questo non te lo so dire, però certamente è stato anche subito evidenziato come potesse essere anche una false flag, diciamo, cioè lo stesso Biden subito dopo l'evento ha dichiarato che era molto difficile che potesse essere stato un missile russo vista la traiettoria, quindi già questo ha smorzato i toni e ha alleggerito la pressione. Certamente un po' di pressione comunque la intravedi, perché c'è stata una correzione a favore di dollaro e un andamento misto delle borse dopo 3-4 giorni di euforia. Le ultime 3 sedute dei listini americani sono abbastanza incerti. Se tu guardi, sono piccole candele di oscillazioni laterali da venerdì scorso ad oggi, che dimostrano come il mercato stia entrando in una fase di incertezza da qui a fine anno probabilmente rimarrà tale. C'è stato un rialzo dovuto al ribasso del dollaro e alla, sostanzialmente ai dati americani che evidenziano anche lì un abbassamento dei prezzi al consumo, e questo quindi ha portato il dollaro in un primo movimento di ribasso importante con le borse che hanno tenuto. Adesso però non so, da qui secondo me abbiamo raggiunto i primi target dell'euro, i primi target della sterlina, i primi target delle valute e anche i primi target delle borse. Forse qualche correzione da qui a Natale ci starà. Ricordo che negli ultimi 22 anni, per ben 15-16 volte, se non erro, il dollaro ha fatto i minimi dell'anno successivo tra dicembre e gennaio. Quindi tra dicembre e gennaio di quest'anno il dollaro potrebbe aver visto i massimi e l'anno prossimo magari cominciamo a scendere strutturalmente. Ciò secondo me è estremamente probabile. Tra le major, se dovessi longare il dollaro, con chi lo faresti? Con la sterlina, con il franco svizzero? Se dovessi longare il dollaro o shortare il dollaro? Shortare il dollaro, scusa. Se dovessi shortare il dollaro, ti dico la verità, sui ribassi lo farei sulla sterlina. Lo farei anche contro Nuova Zelanda. Sono le due valute che in questo momento mi piacciono di più rispetto alla biglietto verde. E anche in parte Australia, però se ci sarà un calo delle materie prime, Australia e Canada li vedo peggio. Nuova Zelanda da quel punto di vista è un paese più finanziario. Sì, esporta materia prima agricola, ma non è come l'Australia che esporta rame, ferro, zinco, insomma, materia prima in maniera significativa, mentre materia prima industriale. E quindi mi aspetto da quel punto di vista favorite le valute come la sterlina, visto i nuovi programmi del cancelliere dello scacchiere, che dovrebbero andare nel breve a provocare anche una maggiore recessione, ma probabilmente mettono a posto anche i numeri di finanza pubblica, e quindi questo il mercato lo prende molto positivamente. E credo che da un punto di vista tecnico e grafico la sterlina abbia il maggior potenziale tra le valute majors insieme a Nuova Zelanda. Senti, per quanto riguarda l'azionario, tu fai i cambi, però una domanda sull'azionario la voglio fare, e cioè, siccome stiamo vedendo dei rialzi che sono significativamente importanti, solo il VIX, diciamo così, desta qualche preoccupazione, ma perché sui minimi è comunque un segnale di forza del mercato avere un VIX sui minimi. È come se il mercato avesse saltato un passaggio, e cioè abbiamo avuto prezzi alti, quindi abbiamo avuto un livello dei tassi di interesse molto alto. Il mercato doveva, l'economia doveva andare in recessione, abbiamo avuto sì una correzione di mercato, però i dividend yield sono ancora alti, i price earnings sono
diventati alti, ma i dividend yield sono ancora troppo bassi. E il mercato però sta dicendo, siccome il ciclo al ribasso, al rialzo dei tassi di interesse è finito, posso iniziare a ripartire. È come se avesse saltato il passaggio della recessione profonda. Perché la recessione non è ancora stata. Nel momento in cui dovesse esserci, il mercato azionario scenderà col dollaro che scenderà. Ma i mercati azionari la scontano prima di solito. Come? I mercati azionari di solito la scontano prima. Sì, beh, l'ha scontata all'inizio, ha fatto una bella discesa con il dollaro che saliva. La correlazione intermarket è importante, non dimenticarla. Il dollaro è valuta rifugio in un momento in cui c'era stato l'inizio della guerra, quindi ha sostituito lo yen e il franco svizzero in quella fase. E in quella fase i mercati azionari sono scesi, col dollaro sui massimi. E la correlazione era ovviamente borse giù, dollaro su. In questo momento abbiamo avuto un bad news is good news, quindi la notizia della possibile recessione con il rialzo dei tassi è vista bene. Perché? Perché il dollaro ha cominciato a scendere, perché in questo momento chiaramente potrebbe tornare con i tassi alti, tornare in auge lo yen come valuta rifugio, e il dollaro quindi potrebbe scendere e la borsa risalire. Ma se l'America entra in recessione, sarà confermata la recessione, vedremo un mercato azionario scendere con un dollaro che non sale, con un dollaro che scende anche lui. Quindi la correlazione dovrebbe tornare, e addirittura con la recessione potremmo vedere un dollaro yen che crolla. Un dollaro yen che crolla ed euro dollaro, magari sterlina dollaro in una fase laterale, con i cross sterlina yen, euro yen che potrebbero crollare, e quindi fare quello che fece nel 1998 con la crisi al TCM, con la grande rivalutazione dello yen, valuta rifugio. Se ci fosse la congiuntura americana che segnalasse recessione, hard landing, vedresti una configurazione del genere. E solo dopo, quando l'America dovesse abbassare i tassi radicalmente, tornare con i tassi all'1%, vedresti il dollaro scendere ancora e magari l'azionario ricominciare a salire. Ma è vero che manca un passaggio, ma quel passaggio che dici tu probabilmente avrebbe portato magari il Dow in area 20.000 anziché in area 28.000 come minimi. E lo vedremo se lo farà dopo, perché adesso sta facendo un'onda rialzista che sembra una leg di una ABC. Ha fatto una A di ribasso, la B la sta facendo di correzione rialzista. Vediamo se c'è un hard landing e i mercati azionari andranno a fare una C pesante, magari con i prezzi che tornano sul Dow Jones in area 20.000. Questo non lo so, lo vedremo, sarà solo il mercato a decidere. Io faccio fatica, come dicevo, a fare previsioni più lunghe di 2-3 mesi. L'ultima domanda ti faccio, con l'osservatore alle questioni politiche che sei. Il mercato italiano sconta sia BTP che l'azionario, sconta una situazione di equilibrio. Tutto sommato, c'è un governo di centrodestra che si è insediato, ha una sua legittimità in Europa, eccetera, e sconta una situazione di equilibrio. In realtà ci sono due temi che non consentono l'equilibrio. Uno è quello economico, e cioè sono le regole di bilancio. Su questo fronte però la situazione, il problema sembra spostare in avanti, perché la Commissione europea ha rilamato delle nuove regole che non sono quelle vecchie del 3%. Comunque le regole sono che A, devi rientrare nel debito, B, ti diamo 4 anni di tempo, al massimo ti diamo più anni, 7 anni, però tu devi rientrare, e se non rientri sono sanzioni certe. Quindi da un lato le regole sono diventate meno rigide, però dall'altro lato le sanzioni sono diventate più rigide, perché prima invece venivano un po' applicate, diciamo così, in maniera più sportiva. Però la questione sembra rinviata. Invece c'è un'altra questione che dà più palato fine, che è la questione dei migranti. E dici, che c'entra con l'economia dei migranti? Ma se sui migranti prevale la linea del governo italiano, alcune forze di estrema destra europea che ci sono in giro in Spagna, in Germania, in Grecia, già ci sono in alcuni paesi dei Balcani, per Orban è del Partito Popolare Europeo, però è di estrema destra, è considerato una persona di destra, ecco, potrebbero avere la meglio. E ricordiamo che l'Europa in questo momento è governata da un centro-sinistra. Quindi se prevale la linea del governo italiano, è come dare un lascia passare, un semaforo verde, e il governo europeo dice pronti via, fate crescere le destre in tutta Europa. Se non lo fa, e cioè se invece la linea Meloni-Salvini o la linea del governo italiano dovesse indebolirsi, a quel punto sicuramente una parte dell'elettorato italiano sarebbe scontenta. Allora è Giuseppe Di Vittorio che non vede una situazione di equilibrio a termine, o secondo te possiamo procedere in questo modo? Cioè c'è una situazione di equilibrio che non viene e non verrà rotta.
Guarda, Giuseppe, secondo me bisogna distinguere le due cose. Allora, da un punto di vista della questione economica, noi sappiamo, abbiamo sempre detto e sempre saputo, che prima o poi i nodi arriveranno al pettine. Certo è che negli anni dei governi precedenti non c'è mai stata una forte tensione sulle regole di bilancio, perché c'era la pandemia. E credo Prima sì, che però. si vada avanti nella linea della continuità, cioè non ci saranno regole così stringenti da qui in avanti. E da quel punto di vista, Meloni, il governo Meloni ha assicurato che è filoatlantista, che è favorevole alla collaborazione con l'Europa, favorevole alle regole di bilancio, non si è detta assolutamente contraria a questo, e questo porta equilibrio Sì, ma assolutamente. devi rientrare dal debito, però, eh. Poi lo vedremo, entriamo nel debito nell'arco dei prossimi 5, 6, 7 anni, quindi faremo in tempo forse magari a vedere altri governi. Cioè, il discorso è che il debito non l'ha fatto questo governo, il debito l'hanno fatto i governi precedenti negli ultimi 10 anni o negli ultimi 25 anni, destra o sinistra, che forse non è la mia una valutazione politica in questo momento. Dico che il debito è stato fatto, ora ci sono i soldi del PNRR che vanno assolutamente spesi bene e sappiamo Sulle benissimo questioni che economiche ci siamo, i sì, migranti. nonostante l'euforia del mainstream italiano, i soldi sono quasi tutti a I debito, migranti. perché sostanzialmente abbiamo 120 su 190, ma dei 70 e 60 che riceviamo a fondo perduto, 35 sono di interessi che paghiamo sui 120, quindi ne Sì, rimangono no, forse no. Sulle 20-25 questioni economiche siamo da fare. Passiamo a alla fondo questione perduto. migranti. Andiamo alla Come questione scuovere la migranti. La cosa? seconda questione è un'altra questione che è assolutamente prioritaria per l'Europa. Cioè l'Europa fino ad oggi non ha affrontato questo tema, mi sembra chiaro, perché quelli che si sono accollati, i migranti irregolari, non parliamo di rifugiati, di migranti irregolari, di quelli che la Germania ha scelto in Siria, vi ricorderete che faceva la scelta tra gli ingegneri e invece quelli che non erano laureati, quindi ha scelto quelli di cui aveva bisogno. Cioè qui c'è una sostanziale differenza tra una politica europea che fino a ieri ha chiuso gli occhi sulla questione migranti e ha lasciato la palla in mano ai paesi del sud, Grecia, Cipro, Malta, Italia e in parte la Spagna, ed è una questione che va risolta in qualche modo, cioè l'Unione Europea Ma mi deve stai dicendo che si troverà una soluzione di equilibrio, non è un tema accollarsi. che può far esplodere. Io penso che sarà una situazione assolutamente di equilibrio e non credo che le destre europee potranno avere la meglio sul governo europeo di centrosinistra, assolutamente. Penso che si vada avanti e da questo mi sembra che il governo lo abbia dimostrato in assoluto equilibrio, in tentativo di cercare armonia. Poi che ci siano dei piccoli incidenti diplomatici che qualcuno magari vuole ingigantire un po', ci sta, è Va una bene. questione di dialettica politica. Però come analista dici non è un tema che Assolutamente credo che il mercato l'Europa. non veda e non guardi assolutamente queste cose, sono pericoli che secondo me non esistono. Ormai l'Italia nel consesso europeo, una prima donna che è primo ministro, in questo momento deve cercare di fare le cose importanti e cercare di evitare ovviamente di fare gli errori diplomatici. Questo mi sembra evidente, palese. Grazie, grazie per essere stato con noi, Saverio. Grazie Grazie a ancora. voi, arrivederci.